L'alba rischiara la valle dei templi, bruni profili ciascuno sopra un suo culmine per avere il cielo dietro di sé e provarvi la sua misura. Misura per gli architetti di Grecia è norma di perfezione. Ora distante si è rivelata Agrigento, la città d'oggi. I templi sono testimoni dell'antico splendore, questo fu sacro ai Dioscuri. Nella rovina quasi completa poté serbare una parte che vale per il tutto. Questa teoria di colonne appartenne al Tempio di Ercole, un ritmo già scandito nei suoi primi elementi. Ritmo proporzioni, canoni sommi di questa arte. Ecco il Tempio di Giunone. L'armonia nasce da un costante ripetersi di elementi, dall'assoluta rispondenza e simmetria delle varie parti. Un monolite o una statua non potrebbero avere maggiore unità. Confrontate all'architettura il ritmo stesso della visione che le obbedisce per rilevarne i caratteri e l'essenza. A ogni volgere d'occhio, nell'apparente uniformità, una conferma ammirativa che vale come una nuova sorpresa. Sentimento e ragione, le più nobili facoltà umane espresse nell'opera, esaltate in noi che osserviamo. Dorico l'ordine, come in tutti i templi greci della Sicilia, forme elementari, geometriche nei capitelli senza altra funzione che di sostenere, spalle di giganti. Il Tempio della Concordia, il meglio conservato, quasi intatto anche nelle trabeazioni. Ad ogni sostegno è commisurato il suo peso, in linee rette, assolute, un gioco di forze semplici, come di natura. Materia trasfigurata in bellezza a spirituale eternità. È l'architettura greca del V secolo che trionfa quasi contemporanea nella madre patria e in Sicilia, colonia prediletta. L'ingiuria dei secoli ci ha sottratto il tempio più vasto, quello di Giove Olimpico. Un ammasso di rovine quasi muto, almeno per noi che non possediamo l'occhio dei dotti. Un capitello, pazientemente ricomposto e integrato, può dirci delle proporzioni. Meglio ancora questo gigante, è un telamone, una cariatide immane chiamata a sostegno. Il tempio, eccone una ricostruzione forse inadeguata, ebbe questa corona di cariatidi come simulacri dell'uomo, schiavo della materia. Pure, opera degli uomini sono questi templi offerti agli dèi, all'anelito verso il divino, ancora ignoto. Cercando l'assoluto nello spirito, lo espressero nella materia per scuoterne il peso, terribilmente umano. Divina per loro era la natura che risorgeva ogni anno a primavera, nel più ricco scorrere delle acque, linfa della terra, simbolo dell'eterno fluire della vita. Nello sboccio dei fiori, dono di natura prodigioso in Sicilia. Ad Agrigento i mandorli, fiori senza stelo, presto caduchi. Un inno della terra alla bellezza effimera, prima di elevarlo coi frutti alla santa fecondità.
Di febbraio, altrove l'inverno più crudo, lievi spume di petali salgono verso la città bianca e lontana. Non sembrano fiorire anche i templi in questa terra dove Teocrito accompagnò vagamente col suo canto i pastori. E ad un tratto è il giorno della festa dei mandorli ad Agrigento, una gioia di colori erompe dal Tempio della Concordia. Sono le genti della Sicilia convenute con tutti i loro costumi. Non v'è contrasto dov'è sincerità e si fa omaggio alla tradizione, fedeltà nel tempo. Classica e strumento, la quartara ritma l'ebbrezza panica della danza. Questo per la Valle dei Templi è un giorno di festa, uno solo, e come ogni altro finisce al tramonto. L'ultimo raggio di sole lambisce i bruni profili. Gli dei guardano benigni questa offerta di bellezza prima di chiudere nella notte il loro mistero.